Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche alle persone che ci stanno seguendo online. Bene, oggi sono passato dalla regia a presentatore, perché questa volta faccio il presentatore, e parlo di testimonianze, perché la cosa bella è vedere le straordinarie storie di persone che possono veramente svoltare nel mondo del benessere. E per me la prima cosa è innanzitutto vedere da dove tutto è partito, e vi faccio vedere un piccolo video. Antonio racconta che dopo aver avuto in 8 anni 2 tumori al polmone e dopo aver fatto 2 operazioni e un ciclo di chemioterapia, gli viene diagnosticato un nuovo tumore, ancora più grave, una metastasi al cervello. Praticamente c'era 3 centimetri di genere. Questa è la TAC dove è visibile la massa tumorale, cerchiata di rosso. La chiazza di colore chiaro invece è un edema, cioè un accumulo di liquido dovuto al tumore stesso. Io nel frattempo cercavo il perché di quello che gli stava accadendo. Ho scoperto che le proteine animali tendono a aumentare i fattori di crescita del tumore, e quindi si poteva provare a invertire la cosa togliendo via le proteine animali. Il figlio non si arrende e facendo delle ricerche scopre un possibile legame tra il tumore del padre e l'alimentazione. Questa è la risonanza magnetica fatta dopo la radioterapia, prima di iniziare la cura a base vegetale, e c'era ancora una massa tumorale di quasi 2 cm. E questa accanto invece è la TAC dopo appena 3 mesi di cura, pulita, non c'è nessun tumore. E l'oncologa che ti ha detto? La dottoressa quando ha visto la TAC dice: ma beh, qui non c'è più niente, cos'è che hai fatto? Non ho fatto niente, ho cambiato l'alimentazione, mi sono curato con i sufi e con l'acqua che ho mangiato. E il merito principale di questa ritrovata forma fisica si deve ai provvidenziali succhi di vegetali freschi. Si parla di dermatite atopica. Che tipo di allergia e cosa ti causava esattamente? Prurito, non dormivo la notte, mi lavavo tutti i secondi perché non riuscivo a sopportarlo. Anche di notte? Sì. Dormiva poco e niente, faceva 3-4 docce per notte. L'abbiamo visto tramite le Iene, con la storia di tuo babbo. Ho ottenuto migliori risultati perché ne ho poco e niente. Difficilmente ti viene ancora da grattarti? Sì. Mi sentivo praticamente sempre male, e facevo molta fatica a respirare, continuavo ad avere bronchiti, e finché non siamo arrivati anche che mi hanno dovuto togliere le tonsille, e continuavo ad essere assente, facevo fatica a fare ginnastica, mi sentivo subito affaticato, non riuscivo a respirare. 5 marzo ho guardato le Iene, ho visto l'intervista la tua di tuo papà, il fatto che abbiamo cambiato alimentazione, adesso Enrico può mettere questo in soffitta. Una tosse persistente che iniziava da circa metà ottobre e diciamo si concludeva da sola fine inverno. Tossivo in continuazione e era un dolore continuo anche sullo sterno, sullo stomaco, eccetera. Non riuscivo soprattutto a trovare una soluzione. Ti avevo visto alle Iene e poi seguivo un po' in maniera un po' indiretta il tuo programma, però senza perderlo di vista. Già dal 10° giorno di detox la mia tosse era scomparsa. Grazie enorme per quello che tu stai facendo. Grazie. E oggi abbiamo proprio qui Sofia con la mamma Mariarga. Facciamo io un applauso, prego. Bene, siediti pure. Grazie per essere venuti. Allora, tutto è iniziato con me con una storia, no? E molte persone svoltano per storia di qualcun altro. Io penso che sia importante narrare le proprie storie, perché poi alla fine abbiamo bisogno di qualcosa da vedere per svoltare nel mondo. E infatti io dico, sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E questa è la cosa migliore. Sofia, ci vuoi raccontare un po' che cosa è successo all'inizio? Cioè, come è iniziato tutto? Anzi, iniziamo prima da Mariarca. Mariarca, come hai vissuto questa esperienza inizialmente? Beh, inizialmente io... mi dicevano che era una dermatite atopica, quindi pensavo che piano piano si togliesse con le medicine, le cure che mi davano.
non pensavo che a lungo andare, anzi, persistesse. Sì, e quando hai iniziato ad avere queste problematiche, Sofia? Sin da piccolina, da primo anno di vita, già... E quali erano i sintomi? Prurito e tutti questi puntini. Ovviamente questi sintomi qua tu li vedevi già da piccola, e come ti facevano sentire anche a te? A me molto male, molto, ho molto sofferto insieme a lei. Per alleviare un po' il dolore di Sofia cosa avete fatto? Niente, lei prendeva sempre cortisone, sia come creme sia per inalazione. E Sofia, tu cosa ricordi del momento in cui avevi queste problematiche? Mi sa che non hai il microfono però, Sofia. Cioè, come ti sentivi? Io stavo sempre male, anche alla notte non dormivo, non riuscivo a dormire, perché cioè avevo un sacco di prurito e mi dava molto fastidio. Facciamogli un applauso, Sofia. Grazie, Sofia, di essere venuta. Mi diceva tua mamma che spesso ti dovevi fare delle docce la notte, vero? Sì. Perché non riuscivi proprio a dormire. Sì, per togliermi il prurito, però alla fine ce l'avevo sempre, però. Certo. E qual è stata la svolta? Cosa è successo? A un certo punto sei riuscita a ottenere dei risultati. Come è successo? Cosa è successo? Abbiamo incontrato te. Poi dopo ci hai dato delle informazioni e abbiamo scoperto che l'allergia poteva migliorare cambiando l'alimentazione. E cosa che hai cambiato in particolare? Cosa hai tolto? A un certo punto hai dovuto togliere alcuni alimenti, giusto? Esattamente quali? Il glutine, i latticini, i solanacei, la carne. E le solanacee quali sono? Così lo sanno anche le altre persone che ci ascoltano. Sono alcune verdure come patate, pomodori, peperoni, melanzane. Avete visto? Ha appreso, si apprende attraverso l'esperienza. Grazie, grazie. E adesso Sofia, tu non hai più nessun tipo di escoriazione cutanea, stai meglio, basta? O ogni tanto ti viene qualcosa? Ogni tanto sgarro e quindi mi viene qualcosa. Ogni tanto sgarra e quindi arriva. Quindi, come vedete, noi possiamo fare delle scelte, no? La scelta di anche uscire un pochino da quello che, diciamo, quello che abbiamo compreso, però ovviamente il corpo dialoga con noi. Guarda, io ringrazio veramente tantissimo di essere venute qua a portare la vostra esperienza, che già sta girando tantissimo attraverso web. Grazie infinite per essere venuti. E facciamo entrare invece adesso, facciamo un altro applauso per essere venuti qua, grazie, grazie mille. Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa, Mariarca? No, volevo ringraziarti veramente tanto, Massimiliano, perché per noi sei stato proprio, guarda, il più grande aiuto, veramente. Grazie mille. Grazie a te per averci creduto prima di tutto, perché se non ci crediamo non possiamo fare niente. La prima cosa è crederci. Bene, grazie. Facciamo entrare invece adesso. Cos'è successo qua? Maria Cristina. Ok, Maria Cristina. Mi sa che dobbiamo dargli un microfono, un secondo, ecco. Maria Salve. Cristina è qui con me perché innanzitutto ha scelto di far parte del percorso Detox Revolution come guida ed è un'insegnante accreditata in Italia del metodo Soul Voice, appunto guida del percorso Detox Revolution, scrittrice impegnata nella divulgazione dello stile di vita alcalino nella cucina e nella vita. Poi ci spiegherai anche perché nella vita, in che senso, no? Ma in particolar modo oggi ci parlerà di cibo ed emozioni e quindi l'energetica maschile e femminile dei nostri alimenti. Sì, è vero. E comunque questo tema che
voglio trattare in questi pochi minuti, quanto abbiamo? Una decina di minuti, riguarda proprio questa mia propensione a divulgare l'alimentazione, lo stile di vita alcalino in senso globale. Perché io mi occupo di alimentazione, mi occupo di emozioni da tantissimi anni, di lavoro emozionale, ma ambedue queste cose hanno un elemento comune, cioè la nostra alimentazione, il nostro nutrimento. Noi siamo esseri umani che viviamo di emozioni in primis. Quando tu prima dicevi bisogna crederci, questo crederci ha una radice fondamentale nel nostro bagaglio emozionale. Quindi volevo ritornare un attimo velocemente a quel momento magico quando eravamo piccolissimi ed eravamo in braccio ai nostri genitori. Provate un attimo a chiudere i vostri occhi e a immaginarvi dentro questa situazione. Lo so, magari questa condizione non è la più facile per poter così immaginarsi in braccio ai nostri genitori, però fatelo, ve lo invito caldamente, se non potete farlo ora, Sofia fatelo a casa. Sofia è in braccio al genitore. E Sofia è in braccio al genitore, esatto, e quella è una condizione bellissima, ma ancora più piccola. Quando siamo proprio piccolissimi e siamo assolutamente nella fiducia che chi ci trasporta, che ci porta in braccio, assolverà tutti i nostri bisogni. Noi siamo completamente abbandonati a questa fiducia. Questa fiducia primordiale, nel senso che fa parte della nostra origine, è un nutrimento sostanziale. Quando noi beviamo da nostra madre il latte, ci nutriamo anche di questa fiducia, di questo stato di appartenenza a qualcosa di più grande. Perché siamo con questa tendenza ad appartenere ad un'unica cosa e quindi quando ci nutriamo delle proteine, dei grassi, degli enzimi, del latte materno, ci nutriamo anche del suo calore, della sua accoglienza, dell'accudimento di questo genitore. E questo accudimento poi diventa una responsabilità che dobbiamo acquistare noi diventando adulti. Ed è questa anche la ragione per cui tante volte facciamo grande difficoltà a cambiare il nostro stile alimentare, perché siamo qui in Emilia, per esempio, come si fa a non essere interessati ai tortelli, al parmigiano? Sono alimenti che ci connettono sempre a quell'origine primaria, che sono i nostri genitori, che sono il nostro mondo emozionale di appartenenza, senza il quale ci sentiamo che ci mancano le radici e quindi la nostra identità viene messa fortemente in discussione. E questo è un punto cruciale quando noi decidiamo di cambiare alimentazione, perché riteniamo che un'alimentazione, per esempio, priva di proteine animali sia capace di fornirci uno stato di benessere e di salute più importante, facciamo i conti con questo tipo di bagaglio. E quindi, per esempio, mi ricordo mio padre quando mi diceva, quando sono andata a studiare architettura a Firenze, mi diceva: ma tu delle bucce di parmigiano cosa te ne fai? Mi telefonava da Sassuolo e me lo chiedeva. Perché? Perché quella buccia di parmigiano che in Emilia tradizionalmente si grattugia, si taglia a pezzi, si mette nel minestrone ed è buonissimo, non si può discutere, era la radice, mi teneva ancora collegata con lui. E quindi porto questo esempio, ma potrebbero essere tantissimi, ovviamente, che potete ricordare anche voi quante volte mangiamo quello che era il piatto preferito di nostra madre, di nostro padre, perché quando lo mangiamo ricordiamo i nostri genitori, in qualche modo li onoriamo, li portiamo dentro di noi. Quindi è un momento di grandissima importanza questo di staccarci da quella che è l'abitudine che portiamo con noi e invece la scelta consapevole che noi facciamo. In quella distanza che c'è fra queste due parti c'è un momento fondamentale che è quello del ringraziamento. Il ringraziamento ai nostri genitori, il ringraziamento alla nostra cultura, perché magari il latte di mucca è stato importante nella nostra storia
storia durante la guerra, per esempio, ma il fatto che noi abbiamo acquisito adesso consapevolezza che in realtà questo tipo di nutrimento è un nutrimento che può essere forse occasionale, ma certamente non può essere alla base della nostra salute, della nostra alimentazione, perché sappiamo che non ci fa bene e in più, diciamo, non ci regala quell'energia di alta qualità a cui noi vogliamo tendere. Ecco, quel momento lì è un momento con cui noi dobbiamo fare i conti col nostro bagaglio emozionale. E allora ritornare a quella scena in cui noi siamo completamente abbandonati nelle braccia dei nostri genitori può essere utile per ritornare a quella, un senso di unità che è in fondo il desiderio a cui noi come esseri umani tendiamo in assoluto. Poi, stringendo sempre i tempi, perché avrei molte cose che vorrei raccontarvi su questo e magari mi permetto anche di accennare al mio libro dove racconto come arrivare a fare un'alimentazione alcalina e a come lavorare su se stessi con in modo particolare la voce. Io sono la prima insegnante accreditata in Italia del metodo Soul Voice. Voglio anche accennarvi a un altro aspetto dell'alimentazione, perché la medicina tradizionale cinese ci aiuta a dare una decodificazione dei nostri alimenti proprio anche dal punto di vista energetico. Questo perché, oltre all'aspetto che vi ho accennato prima riguardo alle nostre radici dal punto di vista della scelta degli alimenti, c'è anche qualcosa di più profondo che riguarda noi stessi. Per esempio, l'abitudine a mangiare così tanta farina, dolci, pasta, pane, ha una radice di tipo energetico, perché questi alimenti vengono processati da degli organi specifici che sono la milza e il pancreas, che nella medicina tradizionale cinese vengono riconosciuti come la madre. La madre è evidentemente l'organo più yin. Noi quando ci nutriamo tanto di vegetali, scusate, la velocità mi fa deragliare, di farinacei, di pasta, di pane, di dolci, noi stiamo cercando di integrare una componente femminile. E nel mio libro racconto una storia molto bella, non so se ho tempo di poterla ancora leggere. Ancora circa 3 minuti. 3 minuti, forse ce la facciamo, riguarda questa cosa. Ma lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda le proteine. Perché le proteine sono processate dall'organo più yang che abbiamo nel nostro corpo, il fegato. Quindi quando noi cerchiamo, sentiamo tanto il bisogno di nutrirci di proteine, ecco, noi stiamo cercando anche di integrare una componente maschile che magari ci manca. In un'alimentazione vegetale ben equilibrata, questo problema non si pone, perché le proteine in realtà sono presenti in tutte le classi di alimenti e quindi se noi facciamo un'alimentazione ben come dire, suddivisa in tutte le categorie, abbiamo la giusta quantità di proteine. Bene, adesso faccio entrare Sandra e Simone. Allora, Sandra, ciao. Grazie per essere venuta. Grazie a te. A raccontare la tua storia. Rimaniamo sulle storie, perché per me le persone hanno bisogno di raccontare una storia affinché le persone comprendano. Allora, noi ci siamo conosciuti, Sandra, in un momento particolare, perché alla fine tu sei un'infermiera pediatrica, giusto? Sì. E sei venuta a seguire un corso con il dottor Proietti. Esatto. Perché volevi cercare di comprendere alcune cose. E poi in quel momento ci siamo conosciuti perché era stato organizzato da Alimentiamo la Salute. Ci racconti un po' cosa è successo in breve, perché abbiamo veramente 5 minuti per te e 5 minuti per Simone. Allora, in breve è che io ho sempre combattuto per anni col peso, ma ho incontrato Massimiliano e mi sono appoggiata alle sue indicazioni e ai detox, perché cambiando alimentazione io ho visto che combattevo con un dolore alla mano in questo punto qua, che mi svegliava anche di notte. E io vengo da una tradizione super onnivora, mia mamma toscana, quindi detto tutto, e conoscendo Massimiliano ho dovuto rivoltare tutta il mio stile di vita, avvicinandomi appunto a un'alimentazione vegetale integrale. Infatti una domanda a Massimiliano che gli feci: ma allora sono vegana? No, perché infatti io ho conosciuto delle ragazze che erano vegane per rispetto agli animali, ma mangiavano Coca-Cola e patatine.
Quindi, eliminando completamente il glutine, ho scoperto che il dolore alla mano era scomparso. L'effetto collaterale, bellissimo, è che poi io pesavo circa 85 kg, ho adesso qualche chilo, un paio di chili di straforo per l'estate, perché non sono vegana, ma sono sgarro in modo consapevole, qualche vizietto me lo prendo. E quando i vizietti sono troppo a base di glutine, torna il dolore alla mano. Nel frattempo ho due figlie, una grande, che io ho iniziato l'esperienza con Massimiliano aprile 2016. Questa figlia, che viveva a Ginevra, una grandissima sportiva, dal giorno alla notte ha avuto un edema al ginocchio, senza spiegazione, appoggiata alla medicina cinese, tutto di più. Disperata, perché camminava con le stampelle, ha deciso, gli ho detto, ma proviamo, mal che vada non succede niente. Invece da pochissimi, dopo 4 giorni dal detox, sparito completamente l'edema al ginocchio, ha iniziato a correre, a fare sport estremi, a fare scalate, a fare di tutto. Quindi noi tendenzialmente abbiamo imparato questo, ho imparato a conoscere delle cose stranissime, come germogliare i cereali, i semi, le cose fuori dal mondo, la chia, i semi di lino, tutte queste cose qui, veramente bello, è stata un'esperienza veramente bellissima che consiglio a tutti di ripetere e funziona. Grazie, funziona. Io ti ringrazio Sandra, ecco, come avete sentito Sandra non ha svoltato completamente nel mondo vegan, però ha fatto veramente tantissimo, già questo significa mangiare meno carne, mangiare meno pesce, certo. E mangiare quasi scusa esclusivamente... Scusa se ti interrompo, poi sono diventata, perché li credo in modo proprio profondo, mi sono documentata, quindi sono diventata un divulgatore del China Study, del pH alcalino, il miracolo del pH alcalino, veramente delle cose impressionanti. Quindi una delle ultime sue mattane mi ha fatto fare un diario su pH delle urine, che era stato urina e saliva, imparando a conoscere una cosa fantastica, sempre colpa sua, del Nettalingua. Uno strumentino da 4 euro che veramente alla mattina toglie le tossine dalla lingua e veramente è miracoloso. Basta, ho detto tutto. Grazie. Grazie. Passiamo la parola a Simone. Simone, invece, con Simone ci siamo incontrati in un ristorante vegan a Cattolica e non so neanche come abbiamo iniziato a parlare, abbiamo iniziato a parlare per Rocky forse, perché sì, iniziato per quello. E ho incominciato a raccontargli un po' la mia storia, perché mi ha chiesto appunto che lavoro facessi, e ha iniziato a fare il percorso detox. Ci racconti un po' da dove è iniziato, cosa hai notato, come è cambiato adesso il tuo percorso? Sì, diciamo che è iniziato per caso, perché sì, e grazie alla mia compagna ero già vegetariano, quindi comunque avevo già abbandonato parte delle proteine animali, e solo che c'era qualcosa che non andava, nel senso avevo preso del troppo peso secondo i miei gusti, quindi c'era in me, non volevo cambiare qualcosa. È stato un caso, ci siamo incontrati, mi sono informato sul tuo percorso e da lì, cioè, non solo ho risolto parte del mio problema, nel senso che comunque da quando ci siamo conosciuti adesso sono passati un paio di mesi e sono dimagrito una decina di chili, quindi comunque è un risultato che non è il 100% per me, ma è per me, nel senso che è quello che guardo io, però è un grandissimo risultato. E a livello energetico come ti senti? Non ho più bisogno del caffè al mattino, cioè nel senso non ho quella necessità di svegliarmi, è chiaro che a volte succede che alcuni giorni sono un po' più stanco degli altri, però nel senso come tipologia in questi adesso non ho più bisogno della sveglia del caffè, insomma, quindi mi sento molto più carico, molto più tranquillo. E una cosa che mi è piaciuta è che avevo sempre problemi di stomaco. Avevo sempre bruciori di stomaco continui, ma proprio mi duravano anche un paio di settimane, cioè nel senso facevo fatica, pensavo io a digerire. Da quando sto facendo il percorso che mi hai consigliato non ho più nessun tipo di problema, quindi questo per me
è una cosa, cioè, fantastica. Fantastico. Cos'è che ti piace di più del percorso che stiamo facendo? E adesso, a parte che vabbè, ogni giorno ho praticamente vari tipi di documentari e posso informarmi su qualsiasi cosa, anzi mi spinge a informarmi ancora di più, perché so che ho uno strumento che posso 24 ore su 24 utilizzare come voglio io. Mi posso guardare i tuoi documentari, mi posso guardare le tue informazioni generali sull'alimentazione e lo posso fare quando voglio io e quando ho tempo io, soprattutto perché durante il giorno, comunque magari lavoro, quando torno a casa, se ho anche una mezz'oretta tutti i giorni posso fare come voglio, insomma. Fantastico, ecco, questo significa passare finalmente dalla teoria alla pratica e rendersi responsabili e indipendenti sul proprio benessere, perché solo praticando si riesce a comprendere veramente la distinzione. Quindi grazie veramente di questa testimonianza fantastica. Cioè, la consapevolezza è una bella cosa. Adesso rimanete pure qua, tanto sì. Adesso sentiamo invece una straordinaria testimonianza che purtroppo non sono riuscito a portare qua. Ok, lei è spagnola e diciamo che l'ho conosciuta anche lì a Cattolica. Cattolica è un concentratore energetico, si vede, non so cosa dirvi. E questa ragazza ha una storia molto simile a quella di mio papà. Ascoltiamola insieme. Si chiama Nuria, poi la potete anche cercare su Facebook. Domani fa 3 anni che ci siamo sposati, anche se il chirurgo che non mi ha potuto operare mi ha detto già tempo fa, prima di sposarmi, che dovevo fare anticipare il matrimonio se volevo arrivarci. Ma domani farà 3 anni, quindi non ce la faccio venire. Quando c'avevo 25 anni, era nel 2011, io ho cominciato a stare male, molto male. E io mi lamentavo e andavo dai dottori, gli dicevo comunque che stavo male, che non potevo quasi dormire la notte. E sono anche andata di urgenze, cosa che a me mi fa molta paura, e lì mi hanno detto che non sapevano perché andavo, perché tanto non avevo niente. E io gli ho detto che se io ci andavo era perché qualcosa c'era. Poi il digestologo a gennaio del 2012, quando mi ha visto, ha capito subito che io stavo male. E mi hanno fatto il giorno dopo una colonoscopia e lì hanno visto che avevo già 3 tumori, nonostante la mia giovane età. Allora hanno chiamato il digestologo che mi aveva visto il giorno prima e quando lui è arrivato dove ero io e ha visto quelle immagini è andato a vedere se veramente era il mio corpo o no, sai? E ha detto sì, è lei. Comunque era tutto molto sviluppato, non so se questa è la parola giusta, per l'età che avevo. Allora mi hanno operato a febbraio del 2012, mi hanno tolto tutto il colon perché era pieno di polipi, io ho una malattia che si chiama poliposi adenomatosa familiare e quindi mi hanno tolto tutto il colon, io sono stata in ospedale per 17 giorni e poi mi hanno dato la brutta notizia che teoricamente doveva finire tutto lì, ma ho dovuto fare 8 cicli di chimioterapia e di radioterapia. E soprattutto mi ha dato molto fastidio nelle mani, a me mi cadevano le cose delle mani perché c'è una neuropatia, bueno, che veniva dalla chimioterapia. Io pensavo che dopo quel trattamento era tutto già finito, sai, dici va bene, sono stata male per 6 mesi, ma almeno adesso già posso essere tranquilla, vivere tranquilla, ho continuato a fare la mia vita del solito, non vivevo con, sì, non c'avevo più il colon, ma comunque io pensavo già di essere guarita. Invece, anche se stavo bene, nel 2014 mi hanno fatto un attack e hanno visto che c'avevo le metastasi. Subito poi dopo mi hanno fatto una PET-TAC, io avevo 27 anni, quindi mi hanno detto guarda che c'hai metastasi, e io ho detto, sai, mi sono chiesta ma perché? Sì, ho fatto la chemioterapia, soffrendo tutto quello che comporta. Ho fatto la radioterapia, ho fatto tutto quello che mi hanno detto i dottori, e ho fatto l'operazione che c'è molta paura di farla. Perché è tornato? Sai cosa ho fatto? Magari cosa non avevo fatto per evitare questo che è ritornato. Allora, ho trovato un libro che si chiama Mis recetas anticáncer, di Odile Fernández, si trova anche in italiano, che le mie ricette anticancro. Lei è una dottoressa spagnola che ci ha avuto anche un tumore di stadio 4, quindi era più o meno allo stesso livello del mio,
perché era già metastasico tutto, e ho letto il suo libro dove parlava dell'alimentazione, della meditazione, dei chimici che ci sono dappertutto, diciamo, no? E allora ho visto anche che lei, anche se gli avevano dato 4 mesi, lei adesso è da 7 anni già che lei è guarita, non, sai, sta bene. E quindi io mi sono, ho visto questa luce e ho cominciato a mangiare meglio. Ancora non era vegano, ma era vegetariano. E poi ho cominciato anche la chemioterapia. Lì è stato un disastro assoluto perché io non c'avevo più l'eliostomia e con la chemioterapia c'avevo molto dolore alla pancia. Poi anche ho avuto un'infezione alla faccia. A me mi ha prodotto buni, ma si sono infettati, è stato orroroso. C'avevo anche i barbari a fuoco. Quello è stato forse tra la pancia, tutti i buni, e vedermi sempre così ogni mattina, quello forse è stato il mio momento più duro della malattia. A dicembre del 2014, dopo 7 cicli di chemioterapia, e avendo sofferto molto sia con la faccia, con la pancia, con tutto, perché non potevo fare quasi vita normale, cioè mi faceva veramente male. E lì mi dovevano operare e quindi un'altra volta pensavo, va bene, adesso mi operano, tutto a posto, ma quando mi hanno aperto, hanno chiuso perché era impossibile da operare, perché era tutto un po' dappertutto e quindi non hanno deciso di non operare. A me quella volta mi ha dato tra 4 mesi e 14 mesi di vita, era dicembre del 2014. E lì ho deciso che la medicina, diciamo, anche se io mi ero fidata, mi aveva chiuso le porte, anche se dopo di questo ho fatto un po' di chemioterapia per altri 6 mesi, e quindi ho fatto un anno intero di chemioterapia, ma poi ho deciso di smettere, controllandomi, certo. E lì ho deciso di diventare vegana. Quando mi hanno detto questo dell'operazione, che non si poteva fare, ho deciso che tutta la responsabilità era mia. Quindi ho fatto questo cambio che avevo già cominciato, ma diciamo più radicale. Bueno, radicale per la gente, che lo è radicale, per me è stato naturale, perché mi sentivo sempre meglio. Sai, a livello di vitalità, le analisi andavano meglio. Già quando avevo smesso di mangiare la carne, il zucchero, tutto quello a luglio, già stavo molto meglio. E senza il formaggio ho fatto un grande cambio. Diciamo, durante il percorso ti avevano dato una dieta da seguire? Dopo del colon mi hanno detto di mangiare la pasta, di mangiare il riso, perché come non c'ho il colon, no, pues per un po' migliorare la situazione, mangiare pollo, mangiare la carne, tutto questo. Sì, e dopo sono andata alla nutrizionista perché volevo mangiare un'altra volta i legumi, verdure, così. Cioè, dal 2014, quando mi dicono che c'hanno le metastasi, sì che ho fatto tutto integrale. L'ho finita l'1 luglio del 2015, 2 o 3 mesi prima di sposarmi. Quindi adesso penso che sia 3 anni e 2 mesi che non faccio chemioterapia. E la sorpresa, perché mi avevano detto che i tumori sarebbero stati sempre con me, la sorpresa è venuta in un TAC che mi hanno fatto 2 anni fa, a settembre, quando io ero completamente vegana e mangiavo sempre cereali integrali e pasta integrale, ma non molta, sai, una volta a settimana, così, sai, ho ristretto un po' i carboidrati, ho fatto tanti succhi di estratti, diciamo, di verdura con la mela, di solito mi faccio carota con barbabietola, sedano, mela, curcuma e zenzero. Ogni mattina questo è quello che bevo più che altro, no? E tutto questo mi ha aiutato, in più ho fatto altre cose, tipo meditazione, ho cominciato a fare yoga, ho fatto acupuntura adesso ultimamente, che nel mio ospedale sono fortunata perché lo fanno gratis per 8 sessioni e ho migliorato molto e quando ho cominciato a sentirmi ancora meglio e soprattutto già dopo la prima sessione, che io avevo tipo le mani più o meno per farvi una idea addormentate, che mi cadeva il telefono forse 2 volte, non sapevo bene se spingevo una cosa o no. Pues è stato 4 giorni dopo di fare l'acupuntura, per esempio, che ho toccato i miei capelli e dico, wow, li sento. Sai, che sono cose che ti lascia tutto. Sono felicissima adesso. Ti stai seguendo anche un'alimentazione che tu hai in questo istante, non avendo il colon, e se non sbaglio hai anche una deviazione, giusto? Sì, sì, c'è l'eliostomia. Esatto, quindi essenzialmente quasi sempre si dice di evitare di mangiare troppe fibre. Io quello è l'unica cosa che mangio. Infatti il mio chirurgo, quando gli ho detto, guarda che io solo sto mangiando le verdure
sai, legumi e poco altro. E mi dice, ma come fai? Se sei la unica che conosco, dice, magari il tuo intestino l'hai abituato a fare tipo di colon, ma veramente è dura, però non vedo un altro modo se no per farlo. Nulla è impossibile. Nuria ha avuto una remissione totale di malattia e attualmente sta bene, poi metteremo il video online totale, così almeno potrete vederlo. E io direi facciamo un applauso a Nuria, perché è veramente straordinario quello che ha fatto, e è come se rivivessi in parte anche la storia di mio padre, perché lei ha svoltato proprio perché alla fine ha capito che in tutto questo c'era una sua responsabilità, ok? Dobbiamo renderci conto che noi abbiamo una responsabilità, cioè quello di fare delle scelte sul benessere. Ma come faccio a fare delle scelte sul benessere se prima di tutto io non comprendo quali sono le regole del gioco? Allora, la cosa importante è capire quali sono le regole del gioco. Quando le so, poi decido quanto attuarle, se attuarle tutte o meno. Però è importante conoscerle, anche perché nel momento in cui non le so, in realtà chi sceglie è qualcun altro per me e non io stesso. Quindi è importantissimo capire quali sono queste regole del gioco, perché si può portare a ottenere dei grandi risultati le persone e vedere proprio dei veri e propri cambiamenti. Quindi chiunque volesse capire come svoltare totalmente nel mondo del benessere può intanto andare al desk che abbiamo qua sulla Detox Revolution, qui alla mia destra, e chiunque invece ci sta seguendo online, basta che contatti me o comunque qualcuno del mio team, perché sono tante le persone che adesso stanno iniziando a aiutarmi in questo percorso, e ovviamente potete contattarci via Messenger, chi ha il mio numero di telefono, anche attraverso WhatsApp. Grazie di tutto e va avanti il Vegan Fest. Grazie, ciao!